Gli spettacoli ci portano al Teatro Ristori, dove ieri sera si è aperta la stagione della danza. A farlo l'unica compagnia internazionale della danza che produce e progetta spettacoli. Ater Balletto ha incantato la platea offrendo tre pezzi d'arte davvero unici e autentici. Apre con la Fondazione Nazionale della Danza, Ater Balletto, la stagione del Ristori dedicata per l'appunto alla danza. Questa è la principale compagnia di distribuzione e produzione di spettacoli di danza tutta italiana, nata nel 1979. A dirigerla è Cristina Bozzolini, già prima ballerina stabile del Maggio Musicale Fiorentino. Ed è stato un successo. In Lego, 17 ballerini sulle musiche di Bosso, Filetta, Johansson, Arnalds e Fram offrono legami che portano ad un'unione di intenti che si traduce in amore, famiglia, vita. È il camminare quasi a simboleggiare che lungo una strada, seppur in salita o fatta di corsa, che si realizza un'esistenza. Piccoli tasselli che portano a creare rapporti che fanno scontrare e incontrare. E le reazioni sono diverse, c'è chi torna indietro, chi ricomincia da capo. La coreografia di Giuseppe Spota è un movimento continuo. Si legge molto nel suo lavoro e il suo passato a fianco della Gattier, quando ballerino era nella compagnia dello Stuttgart. In 14 minuti e 20 secondi, presentato ancora nel 2007 e riadattato nel 2015, è il tempo a scandire la vita di ognuno. Il titolo, dato non a caso, si sviluppa esclusivamente lungo la durata del balletto di Killian, il grande coreografo nato a Praga. È sempre più richiestissimo per ricreare, creare o riproporre le sue coreografie nei più grandi teatri del mondo. E per il Teatro Ristori quest'opera di movimento è stata accolta dalla platea con un lungo applauso che ha di fatto consacrato la velocità, l'amore e l'invecchiamento, tutto racchiuso nelle movenze degli interpreti Damiano Artale e Serena Vinzio, su musiche di Haubrich, basata su due temi di Gustav Mahler. E poi con Rain Dogs, la pioggia che cade sul cane curioso e sicuro del suo fatto, visto che le tracce al suolo per tornare a casa sono del tutto cancellate. Rapisce letteralmente. È una ricerca questa del coreografo Inger, che parte dalla solitudine del momento per arrivare alle diverse sfumature che lo accompagnano e che si traducono in ironia e drammaticità, fatta di leggerezza e disperazione. Musica e danza all'unisono per un grande spettacolo.